Signori e signori, buonasera e bentrovati. Dunque, è iniziato stanno ormai è diventato sempre... Sono molto contento, e allora va bene, giro così, arrivo. Allora, vogliamo preparare una cosa in cucina? Giardinotti. Benvenuto a... Compila quindi, va. Eccoci. Abbiamo già iniziato a scrivere amenità sulla chat. Io per primo, quindi. Ciao Daniele, ciao Andrew Fox. Oh, mitico Andrew. Un altro povero sviluppatore. Amici developers, la volpe per Firefox, immagino. Sembra, ormai sembra un il gruppo degli anonimi. Ci si trova a fare, come dire, il grande Daniele. Esatto, che si è reso disponibile per erudirmi su come fare la cosa, ma a noi ci piace l'improvvisazione perché viene più divertente, quindi. E ovviamente no, volevo dare un'occhiata così a un paio di cose, ma non ce l'ho fatta oggi perché mi hanno spostato la palestra, quindi ho fatto palestra fino a un'oretta fa con le braccia che non mi reggevano, e quindi pigia tasti anonimi, esatto. Come oltre a quello, no, ci sono già le zanzare, incredibile, non ci credo. Bene che c'è un po' di caldo, ma non siamo già. La volpe per Fox Mode di X-File, quindi preferisco Google Chrome. Io mi provo a allontanare da Firefox, ma Firefox torno sempre a casa alla fine. Ci ho provato diverse volte con Chrome e con Edge, ma è sempre un... è alta la musica, forse un po' sì. Vabbè, adesso la tiriamo un po' più basso. Tanto ben arrivati, era un po' che non facevo live, ma tra un webinar e l'altro e preparare un paio di corsi, così non ce l'ho fatta. Sono stato poi adesso finché potrò utilizzarlo, idem al contrario. Sono, tra l'altro, sono anche a dieta, quindi sappiate che questo mi rende, no, in realtà sto meglio, quindi va molto meglio, nonostante uno potrebbe pensare il contrario. Non mi sta pesando, e quindi, cioè, sono io che sto pesando, quindi proprio per quello ho iniziato a ridurre, come dire, cioè, questa cuffia che mi dà fastidio con gli occhiali. Quindi veniamo all'argomento, anche perché farò diverse. Ma Daisy, per cosa viene utilizzato? Ancora esiste? Questa è la most frequently asked question. Cioè, la cosa che, diciamo, la risposta intanto è sì, però la cosa che mi chiedo sempre è perché uno tipo di Java non lo chiede. Cioè, sono nati lo stesso anno, o di Python, sono nati lo stesso anno. Io devo ancora analizzare questa cosa, devo capire qual è la fonte tale per cui gli sviluppatori ignorano, vabbè, nel tuo caso direi, vedi, Java da Python, quindi sei informato, perché però, cioè, nel senso, la domanda da un lato ci sta e non ci sta, nel senso che è strano che per Delphi tutti se la pongano e nessuno, cioè, per dire, vada a vedere o per curiosità, cioè, perché comunque se uno dice ancora esiste vuol dire che in un certo senso ne ha già sentito parlare, oppure ci ha già avuto a che fare in qualche modo, però nessuno va a vedere effettivamente se è ancora vivo, cosa fa. No, comunque esiste, vivo e vegeto, e direi ho utilizzato anche per un po' di giorni su un progetto, cioè con un po' di coding
anche l'ultima versione che è uscita, e direi che insomma Delphi LSP inizia a funzionare, si utilizza ancora, è un ambiente che continua a essere per Windows in quanto cioè, gira su Windows, però attualmente produce applicazioni sia desktop sia mobile sia web. Faccio l'elenco alla Silvio com'è che faceva 2, 3 sia web, perché poi un'applicazione console per Linux può diventare una daemon, può essere lanciata dentro Docker e quindi sì, sì, no, ma perché la cosa è comune e quindi è quello che io devo studiare, devo cercare di capire. Ciao Punga, ben arrivato, quindi ben arrivato un po' di qui. C'è gente che streama, non mi ricordo se tu Andrew streami o mi confondo, perché io mi scordo sempre di fare tutti gli shout out tranne quando arriva Fubit, che è un altro che seguo che porta del retro gaming, anche se ieri sera stava programmando in Pascal sul Commodore 64 emulato, quindi ho detto comunque su Python. A proposito, cioè ad esempio l'editor che uso io per Python, che è PyScripter, è fatto in Delphi ad esempio, quindi si chiama PyScripter, e che si scarica da un sito che dovrebbe essere questo pythonguy.org. Ah, Dan e Jung che streamano, magari se streami su Python, che io un po' di Python l'ho fatto, quindi provocatoriamente mi domanderei perché usate linguaggi quando esiste Delphi che mi consente in modo i gusti sono gusti e le alternative sono tante, quello sicuro. Quello che non capisco è che lui, perché lui sia sempre escluso, sia sempre relegato al fatto di dare per scontato che non abbia avuto aggiornamenti o cioè comunque da un lato è strano, da un lato effettivamente il marketing non... Come è andato open source? Direi che parli di Firenze. Allora, ho speso un sacco di parcheggio, no? Ti interessava questo, giusto? Com'è? E avrei voluto parlarne, avrei voluto scrivere qualcosa in realtà, però comunque su YouTube se cercate il canale di Schrödinger Cat, non at, ma Cat, che sono gli organizzatori, hanno messo tutti i filmati, quindi ma da un certo punto di vista è stato un evento interessante. Tra l'altro su Twitter ho scritto a uno degli speaker che ha portato un talk sulle VS Code. Sì, VS Code, ad esempio, molti dicono, ma ad esempio Delphi sulla Windows, ma VS, cioè gira solo su Windows, ma VS Code gira anche su Mac, però VS Code è un editor, Delphi è un editor con tante altre cose, e quindi diciamo che un editor di testo si fa presto a farlo cross-platform, soprattutto se è un'applicazione Electron, quindi è un sito, quindi è automaticamente portabile. Però quello che ti porti dietro sono 200 mesi, cioè ti porti dietro un exe che contiene un web server, il sito e il runtime per farlo girare, però chiaramente fa la sua, svolge la sua funzione, però quando va compila, sì, infiniti bugs. No, dicevo, c'è una sessione sulle sfide del cross platform e c'era questo, magari si può, gli possiamo dare un'occhiata, e c'era questa rosa di, perché poi non vorrei andare off topic troppo, perché poi magari ci viene, adesso però lo cerco, così lo cerco, così dopo ci si butta un occhio. E c'era questa rosa di linguaggi dove pian pianino uno diceva deve essere cross platform, deve supportare, non deve avere un garbage collector, e pian pianino iniziavano a depennare tutti questi linguaggi tra Swift, C++, C Sharp, Java, man mano che, come dire, i requisiti venivano posti, e alla fine rimaneva solo Rust, che però, cioè, detto, ci manca Delphi all'appello in quella rosa, che a differenza di Rust non ha, tra l'altro, o meglio, diciamo che quello che dopo veniva detto è che Rust supporta tutte le piattaforme, fa le applicazioni native, e quindi ho detto davvero, mi sembra di conoscerne un altro che fa la stessa cosa.
però ci sono delle librerie grafiche che sono alcune neonate, molto giovani, un po' stabili. Ho detto, ecco, noi invece abbiamo... Beh, Fire Monkey, che sì, ha i suoi difetti, però direi che ad oggi... Cioè, io insomma mi sento di dire che comunque abbia una certa maturità e stabilità, che poi esistono anche come FGX Native, come si chiama, cioè sono anche delle alternative molto interessanti. Quindi ho detto, guarda un po', quindi guardando la sintassi, comunque io continuo a preferire Delphi, perché chiaramente è leggibile come quella. Poi sì, abbiamo Schia, abbiamo, cioè ci sono comunque un sacco di cose. Dico, come mai, da te ne conoscerei uno che rientra in quella, che supera tutti i requisiti che hai posto ed è anche meglio di quello che è. Però vabbè, lì ovviamente non è che potevo dire, ehi tu. No, poi anche su Twitter sono stato, come dire, polite, sono stato cordiale, perché insomma, cioè giustamente, dico, i gusti sono gusti, dico, però ho detto, guarda, io mi trovo in questa condizione che... utilizzo questo ambiente, tutti i requisiti che hai posto li supera tranquillamente, però non capisco come mai nessuno la prende in considerazione, quindi non lo so come mai questa cosa. OS Day, adesso se riesco a trovare il filmato, tanto è stato poi fatto tutto in... perché non li trovo quando mi servono? Quando mi servono questi filmati... adesso lo vado a cercare in giro, perché da qualche parte ci deve essere, perché sono iscritto al canale, quindi a Schrödinger et, scusate, in realtà era il contrario, era et, perché cat è quello giusto, quindi ecco perché cercavo male. E no, poi qualche talk è stato interessante, a parte quello. Comunque di parte sono sviluppatore amatoriale, non so fare nulla di che, hacking etico, beh, comunque cioè, sono materie interessanti. Front-end, ecco, Python e Flask, l'ho usato anch'io, Flask è abbastanza minimal, però è carino, perché qualunque cosa hai bisogno aggiungi i tuoi pezzetti, è abbastanza semplice, quindi... Poi ho fatto un webinar qualche giorno fa su REST API in Python, ho usato FastAPI... ci sono anche lì un sacco di framework, no, ma in generale direi che ad oggi a livello di linguaggi, soprattutto se non devi accoppiarli, comunque Delphi, il sito che ho indicato sopra, quel pythonguy.org, è interessante perché è fatto appunto da chi crea Delphi, perché con Python c'è una bella parentela, cioè ci sono dei componenti che consentono a Python di parlare con Delphi, di Delphi parlare con Python, perché sono linguaggi molto diversi. Python è ovviamente dinamico, scripting, Delphi è tipizzato, rigido, e ci sono le librerie che si usano in Delphi per fare l'interfaccia utente, sono state rilasciate come package che puoi installare con PyPy, non so come si dice PP e quindi scrivendo codice in Python si possono fare le maschere, si possono... e c'è supporto ai temi con dei colori, quindi secondo me è più carino di altre alternative tipo TK Inter, che è un po' vecchiotto, un po' vecchio stile, oppure GTK, che è bello però è molto cioè un po' più complesso, è abbastanza, questo per l'interfaccia utente, per il web, per il resto ovviamente allora, c'è un'integrazione abbastanza, ecco, challenges of cross platform. Poi altri talk che sono stati interessanti. Esatto, pip install, e c'è Delphi VCL e Delphi FMX, una la libreria specifica, adesso c'è anche la documentazione, hanno pubblicato, quindi ci stanno abbastanza spingendo, e la cosa è interessante perché comunque è un'integrazione interessante fatta abbastanza bene, tant'è che da quell'integrazione appunto è nato un IDE che io uso molto, cioè mi piace molto, perché comunque rispetto a Visual Studio Code ha delle cose in più, post mortem, ha tutta una serie di feature in più, però non è, diciamo, come PyCharm ad esempio, non è così carrozzato con 20.000 funzionalità che a volte, cioè per creare un progetto l'altro giorno aumenti, non so, gli devo dire qui c'è la tastiera, qui c'è la scrivania, mi fai questo progetto in Python, mi chiedeva il virtual environment, mi chiedeva 20.000 cose, quindi
Ci sono anche dei wrapper per il package Python specifico per il data science, esatto, cioè dove non arriva ad Delphi, arriva lì. Purtroppo il mio problema è capire come si usano quei package, quindi NumPy, Pandas, cioè, i nomi sono noti, però in certi casi, Panda l'ho usato, quindi... però gli altri package, cioè c'è un libro, dovrei decidermi a finire di studiarmelo, però sono tematiche insomma interessanti. La cosa bella di questa integrazione è che con Delphi fai l'interfaccia interattiva, quindi è una cagata pazzesca. Sound Alert non so se funziona, quindi ti dovrò dare come si fa a... forse mi sono dimenticato di toglierli. Però c'è un... siccome sto usando un nuovo bot, c'è un comando, oppure con punto esclamativo suoni, penso, se funziona. Vedete che c'è il compila quindi bot. E quindi ci sono... c'è cagata che corrisponde esattamente a quello che penso volevi. Pandas, sì, beh, è un lapsus quello lì. Però... e quindi se lanciate uno di questi tipo cagata, lo lancio io. Per me è una cagata pazzesca! Il bot scrive, fa anche il... esatto, esprime il commento, quindi non è su qualcuno, ma devo ancora raffinarli, come dire. Stavo passando un'altra cosa. No, poi c'è stato un talk interessante su come fare il maintainer tamer, cioè il domatore di maintainer su GitHub, cioè come ad esempio fare le pull request, però magari presentandosi prima al maintainer dicendo guarda vorrei collaborare, cioè evitando di caricare secco un fork, una richiesta di modifica e poi lamentarsi che non viene considerata. Tra l'altro dovrei andare a vedere se c'è qualcuno anch'io, visto che ho rilasciato appunto open source il client per Prometheus. Tra l'altro c'è questo aneddoto fantastico, che oggi avevo il mio socio in azienda che non ne sapeva nulla, però per puro caso ho avuto bisogno di fare ricerche su Prometheus, ha trovato il tool, ha visto il client Delphi, ha cliccato, fa ma l'hai fatto tu? E gli ho detto sì, esiste solo da lunedì, c'è cioè quel link, e quindi prima non c'era, per cui vedi, è rimasto un attimo sorpreso, perché dice ma io questo lo conosco, ah ma è il mio socio. E quindi c'è stato questo aneddoto, per cui no, quelli di Prometheus sono stati gentilissimi via mailing list, mi hanno suggerito di fare la pull request, e così tra i client è stato aggiunto anche il client Delphi, cliccando si va sulla pagina di GitHub dove si scarica il client. Adesso guardavo un attimo il filmato, così mi cambio inquadratura. Comment of topic: purtroppo non potrò partecipare al 2003, che torno in presenza è una delle mie rarissime defezioni, ultima assenza credo risalga, accidenti, in realtà poi vabbè ci saranno poi altre occasioni, a parte che ogni tanto non c'è Maurizio stasera, a volte capita Maurizio Del Magno che se non di Riccione rilancia la piadina, il Pia Delphi Day, che è diciamo una giornata dedicata a delfisti e non a Delphi, e al mangiare senza conferenze, senza niente, solo piadina, quindi per cui bisognerebbe rilanciare questa idea, così ci si ritrova adesso che un pochino si può. La dico piano perché non vorrei che il coronavirus mi sentisse, e quindi ci sarà un'altra occasione, no? Poi sì, si è parlato un po' nell'evento di sicurezza legato appunto a molti di questi prodotti open source, perché c'è chi ovviamente, alcuni sono veramente molto utilizzati, si parlava più che altro dell'ecosistema di Node. Sapete che in Node qualsiasi cosa andiate a fare, se scaricate un package un po' blasonato, fate un'applicazione Angular React, la Node Modules praticamente assume peso gravitazionale quella cartella, perché dentro ci
prossimo Delphi di Mosca. È un po' estremo. Aspettiamo che aspettiamo un attimino che si calmino un po' le acque in zona, sempre che la cosa non si sposti e non vada in escalation, che non è neanche da dire, però che poi qualche sviluppatore, ecco, russo Delphi c'è, quindi ce ne sono diversi anche, per cui no, si parlava della sicurezza, appunto, perché tutti questi package che diventano dipendenze ovviamente possono avere delle vulnerabilità, e quindi il concetto è che chi le scopre magari le segnala, però le segnala magari a qualcuno che mantiene un progetto open source quando può, quando riesce. È chiaro che se è un progetto commerciale pagato un conto, ma quando è tutto, perché generalmente appunto open source, se è visto come gratis, è un, insomma, lì si tentava di sottolineare questa cosa, cioè è un grave errore, proprio perché senza investimenti, chiaramente quando diventa particolarmente diffuso un prodotto, se c'è un buco di sicurezza e non viene risolto una volta che è stato diffuso, prima o poi finisce in mano a chi ovviamente può sfruttare la vulnerabilità. E se hai dipendenze a 200 package dove ce n'è almeno uno che ha un problema, basta quello per eventualmente trovare una breccia. E quindi, insomma, si discuteva un po' dell'argomento, un po' delicato, e quindi di alcuni open source su GitHub che effettivamente hanno dei milioni di download, però cioè non sono, c'è la sponsorship, magari c'è qualcuno dietro, però ecco, alcune grandi aziende a volte non gli danno l'importanza che dovrebbe avere anche economicamente, non perché uno debba tirare dei soldi, ma perché poi se ci deve lavorare. Quindi il prof a scuola, fatemi il gioco del piccato in click con Java, e non ho meglio in Python, e dopo un pochino gliel'ho inviato. Sì, il Python è molto immediato, è molto, molto semplice, cioè se dovessi insegnare, come dire, una programmazione da zero, sarei indeciso tra Delphi e Python. Probabilmente sceglierei Delphi perché, oltre ad essere leggibile, riesci a ottenere subito un risultato da un certo punto di vista. Sì, è vero che l'avevo fatto anch'io qualcosa del genere, avevamo messo un omino nel cestino che si riempiva di carta, e c'è la live su YouTube. Adesso ho trasferito i comandi nel nuovo compila quindi bot che tra l'altro si confonde col mio, e c'è un replay di una live dove c'è il gioco dell'impiccato, c'è Recycle Team, mi sembra si chiamava, una cosa, che c'è l'omino nel cestino, più sbagli più si riempie di carta, quando soffoca è praticamente schiattato, e quindi è praticamente l'impiccato però meno macabro, perché serviva un messaggio ecologico. E tra l'altro quello mi sembra l'avessimo fatto con FireMonkey, quindi gira tranquillamente su un tablet Android, gira su iOS avendoci un iPad o qualcosa del genere, quindi con Delphi si riesce a fare, ed era venuto abbastanza con poco sforzo, qualcosa si ottiene. E infatti negli ultimi giorni ho avuto contatti anche da, mi hanno scritto perché vedono un po' il canale, persone che utilizzano Delphi, sono sviluppatori Delphi per attività proprie, ad esempio, che non riguardano neanche, qualcuno aveva a che fare con la produzione di non mi ricordo che cosa, l'articolo di specifico, però proprio lo utilizzano per sviluppare software internamente. Quindi ecco, Fewbit, sappi che ti ho nominato poco fa perché ho detto, se qualcuno streama me lo dica, perché me lo ricordo solo quando arriva Fewbit perché lo associo troppo a un raid o lo shout out, quindi adesso lo faccio a maggior ragione perché ieri hai programmato, e quindi sono testimone in Pascal sul Commodore 64, quindi un temerario, cioè noi qui facciamo mi è venuto in mente per quello, ma nessuno streamava, quindi stavolta che mi è venuto in mente non per cui no, è stato interessante, dicevo, c'avevo questo filmato, volevo trovare il pezzo giusto, adesso magari vado in, qua c'ho quel filmato, è questo qui, adesso non so se si sente, aspetta che magari, they are very resource intensive.
dove spiegava and che ovviamente clear, Notion e Obsidian sono fatti con Electron e quindi giustamente occupano una caterva di RAM e una caterva di spazio anche su disco, ovviamente, perché dentro Electron è un'applicazione web incapsulata col suo server più la parte desktop, la shell, quindi. E poi andando avanti, adesso se arrivo, diciamo, ha fatto vedere, ecco qui c'era, iniziamo un po' la trattazione, choosing a language. There are so many languages, ma guarda caso io ho guardato e ho detto non mi aspetto di trovarlo, però ovviamente manca. Che fast report, sì, Dimitri appunto dovrebbe essere, credo, russo, quindi non mi ricordo. Dunque, cos'è che ha eliminato? Ok, ha tolto quelli che non hanno supporto cross-platform, quindi Swift ovviamente è andato. I'll need to remove from the list all the languages that are garbage collected. Quindi siccome ci interessano le performance, deve togliere i garbage collector. Perché non ti danno il tipo di controllo che avresti bisogno, o comunque subentrano, il garbage collector può subentrare nel momento in cui meno te l'aspetti e quindi. But before going further, I would like to discuss the topic of memory safety. If you're used to working with a high level language. Ok, poi c'è il discorso del segmentation fault, del controllo. Insomma, alla fine enter the land of undefined behavior. Dice che alcuni linguaggi, appunto, non essendo come C++, se magari esci, come noi abbiamo una chess violation, lì c'è un segmentation fault, e quindi non si sa quello che può succedere, e quindi anche questo, cioè c'è pure questo zig che non so, che diavolo è sto zig tra Rust, great performance and efficiency, cross platform support, memory safe, and we are going to get back to this in a second. It has an amazing foreign function interface support, which is a language interoperability feature. Quindi qui ci sono great performance and efficiency, memory safe, cross platform support, interazione con altri linguaggi, dico why Rust, why Delphi, perché qui ci manca poi l'interfaccia utente, che è una cosa che è stata trattata più avanti. Adesso qui vado a fare la spiegazione ovviamente del perché Zig è un replacement per C. Non la conoscevo, proprio ignoranza, e dico che anch'io non compila diretto e accetta anche C puro. Ok, quindi avrà una sua. Ok, poi qui dice: se è nativa, puoi fare anche delle chiamate all'API della piattaforma. E guardo un po' con Delphi anche le facciamo. Qui c'è la spiegazione del fatto che ovviamente le chiamate le puoi fare alla piattaforma che vuoi, quindi importando quelle specifiche. Quindi usi lo stesso linguaggio, però non so se però è single source. Mi viene. Questo low level bindings viene fatto interfacciandolo con delle librerie o comunque delle cose fatte in altri linguaggi. Comunque ci sta come caratteristica. Adesso nulla togliere. E anche qui, ovviamente, il concetto qual era? Che tu con Rust fai la logica condivisa, poi quando devi andare su una piattaforma, grazie all'interoperabilità di Rust con altri linguaggi, puoi farti la tua interfaccia con C++ e WinUI, oppure Cocoa, Objective-C o GTK. Cioè, siccome è interoperabile, usi un altro linguaggio per fare l'interfaccia utente, mentre con Delphi useresti sempre lo stesso, in ogni caso. Quindi, immaginate me sulla sedia, come mi si scaldava la sedia, perché dico, porca miseria, cioè quella soluzione va bene, questo è open source, è gratuito, quello che vuoi, sarà anche carino, se ne parla spesso di Rust, eccetera, quindi ci mancherebbe altro. Però, cioè, cavolo, alla fine con Delphi abbiamo un tool dove anche questo tipo di, come dire, di integrazione viene in un certo senso risolta. Poi le librerie non saranno perfette, cioè,
i bug come tutte le altre, però come, mi ha, come ha detto poi qui, esistono, cioè lo integri con un linguaggio nativo se vuoi fare la, un'interfaccia con quelle piattaforme, uno per ogni piattaforma, altrimenti hai delle soluzioni cross-platform, UI framework, come dice qui. Però dice che l'integrazione col sistema, perché ovviamente ci vuole un minimo comune denominatore, cioè la libreria che vai a utilizzare, dovendo funzionare per tutti, non sempre è, come dire, magari un po' piatta, magari non è così evoluta, non rispetta le convenzioni di un sistema, cioè magari un'interfaccia uguale su tutte le piattaforme, e quindi ti... è sempre un'aggiunta alla toolchain, quindi non è integrato, devi aggiungerlo tu, mentre nel nostro caso nell'ambiente l'IDE l'avremmo univoco, e poi qui fa appunto un esempio di come andare a unire questa cosa con poi c'è questa libreria Tauri, che è quella che lui utilizza, che però come dire è un progetto abbastanza nuovo, ci sono un po' di cose da sistemare, così ha detto, e quindi mi lascia capire che, essendo nuovo, mancheranno ancora molte cose. Poi non mi ricordo se c'è anche un esempio di codice di come si utilizza, esatto, Ecosystem Still Young, utilizza delle tecnologie basate su un browser, cioè alla fine con Delphi, con FireMonkey siamo molto meglio, cioè abbiamo una soluzione molto più anche curata da un certo punto di vista per... Poi qui si parla chiaramente del desktop, non so se si va poi a parlare anche del mobile, in maniera appunto, come dire, generale, cioè quello che tu scrivi vale come sia per il desktop che per il mobile, ecco, per altri accorgimenti. Peccato che un'altra percentuale di RAS, sotto binding, librerie C++ che sono unsafe. Vabbè, non lo conosco Rust, quindi so che ce ne parla parecchio, quindi è molto blasonato, sicuramente ci andrò a buttare un occhietto, perché comunque è sempre bene dare un'occhiatina. Poi appunto ci sono da fare le build in due versioni, c'è un tool per metterle assieme, per fare il deploy, cioè con l'SDK manager praticamente in Delphi la cosa è abbastanza automatizzata, cioè mettiamo le proprietà, è anche quello un bel percorso duro, più che altro perché i vendor ci complicano un po' la vita, vogliono, Apple ti dà i certificati, ti dà dei guide, ti dà una marea di cose che poi devi inserire, però una volta fatto, quando facciamo project build, insomma, alla fine il deploy o il lancio col debugger, sono riuscito a farlo pure io, che su Apple con un Mac Mini, che sono tarato, quindi... Una presentazione interessante, però io bruciavo un pochino perché dico, porca miseria, però non potevo dirlo, non potevo dire, ehi tu, dove dice, chi è sto fanatico? Però sono convinto che, anche se mi ha risposto su Twitter, probabilmente non lo guarderà, non farà questa cosa, però lo uso come caso di studio, proprio per citarlo come ulteriore esempio, per dire, attenzione che c'è una soluzione che comunque può piacerti o meno, magari non ti piace il linguaggio, magari non ti piace, però cerca di venire incontro, probabilmente ne esisteranno anche altre, perché ho visto pubblicità su cose no code di tool che non conosco, quindi alla fine in questo caso chissà quante cose che esistono come prodotti anche meno blasonati, però alla fine... sicuramente in Delphi abbiamo vita più facile da quel punto di vista rispetto già a quella che diceva lui, quindi molte delle challenge secondo me che ha presentato sono challenge, perché sono challenge che gli pone il linguaggio che ha scelto, e poi è chiaro, open source, stradocumentato, sarà diffusissimo, questo è un vantaggio, avere un'ampia community, però insomma, a un certo punto avere una più community è indispensabile, poi, perché se hai anche così tanti problemi da risolvere è bene avere una community, mentre in questo caso, allora veniamo a noi. No, allora l'intento di stasera era questo: siccome io ho avuto questa malaugurata idea di rilasciare
open source, quel mitico client per Prometheus, adesso mi... e la cosa si è un po' diffusa. Vabbè, sono 23 stars per me, già due erano un gran... ci sono le fork, mi dice che ci sono delle fork ma poi non me le fa vedere, boh, non ho capito, saranno private o qualcosa del genere. E dai, c'è un po' di gente un po' da tutto il mondo, quindi ovviamente tutti, alcuni sono noti, alcuni, e quindi mi sento un po' responsabilizzato quindi devo a tutti i costi colmare un po' il gap, perché attualmente credo che manchino qualche progetto di esempio. Non deve essere complicato farlo, quindi mi aspetto stasera di portarla a casa, spero abbastanza facile, poi le ultime parole famose. Avendo fatto questo client, che tra l'altro appunto è finito, ecco quello che si può fare, cioè io sono contento di questa cosa, che loro nelle client libraries qui mi abbiano fatto aggiungere finalmente questo bella riga Delphi, perché insomma andando in giro e vedendo che compare uno potrebbe dire ah, ma allora c'è ancora, allora. E infatti mi fa piacere aver contribuito comunque a farlo comparire in un elenco dove, come dire, dove non c'era, e quindi da oggi c'è. Quindi chiaramente io ho guardato anche gli altri client, alcuni sono fatti, cioè quello per .NET, quello per Python, che tra l'altro è tra quelli ufficiali, sono fatti bene, però ce ne sono anche altri che sono un pochino, perché ovviamente ho preso un po' spunto, sono andato a vedere le implementazioni per capire un po' qual era l'approccio. Anche se loro hanno fatto una bella pagina, Writing Client Libraries, dove ti dicono, ok, a parte quelli che supportano direttamente, come dovrebbe essere fatta il tuo client, come si devono chiamare le classi, collector, collector registry. Per questo perché? Perché indipendentemente dal linguaggio, chiunque lo approcci, usando un linguaggio o un altro, trova più o meno gli stessi nomi e gli stessi metodi, pur seguendo le convenzioni del linguaggio. Quindi qui ad esempio in Python agli underscore io ho usato ovviamente questa convenzione C Sharp o Go o anche Pascal, cioè il Pascal case, e quindi spiega le metriche, spiega come funzionano, dove vedete un must have e dove c'è un should have. Io tutti i must have li ho colmati, i may e il resto alcune cose le ho aggiunte. Il problema è che mi mancano, come dire, siccome sono facoltative, due metriche abbastanza importanti, che sono la summary e l'histogram, che insomma dovrebbero esserci, però grazie a un progetto che mi ha girato Muzio, che mi ha dato una mano, ho potuto studiare un po' la cosa, sto vedendo come integrarla, come fare in modo di integrarla all'interno del client di Prometheus di Delphi per poi restituire i valori corretti. Quindi diciamo che lì la difficoltà è un pochino cercare di capire, perché dovrebbe memorizzarsi i valori per fare, per dividerlo appunto in famosi quantili, che io non sapevo. Io in matematica faccio schifo, quindi purtroppo non... però per il resto c'è tutto, cioè le label sono state implementate esattamente come un altro client, vengono valorizzate, vengono esportate. Ecco, ci vorrebbe qualcuna di queste metriche di default che andrebbero integrate, quindi ad esempio quanto spazio occupa il processo in memoria, quanti thread. Però no, alla fine il codice, andandolo a vedere, è molto molto gnocco, non è una cosa, non è stata una cosa particolarmente, e poi è molto molto, cioè molto leggibile, quindi infatti spero che qualcuno magari guardandolo dica che diavolo hai fatto, fai una cosa. Sì, la mia lacuna in matematica si fa sentire in questa cosa, come ecco questo è l'espositore ad esempio di delle classi sotto forma di testo, cioè c'è una classe private, public, ci sono questi metodi, function, procedure, cioè il Pascal, più leggibile del Pascal secondo me non esiste, io non ho ancora trovato un linguaggio che si legga meglio.
qui ho dovuto fare un hack perché non c'è questo encoding senza preambolo, perché mi usciva sempre un file UTF-8 con dei byte che non voleva. Il ritorno a capo deve essere assolutamente come su Linux, quindi solo line feed, per cui c'era un pochino, quindi qui c'è il rendering, però insomma ci sono delle creazioni di oggetto, ci sono le sue free, ho messo sempre il report dei memory leak, qui c'è l'esportazione del testo. Ah, qui devo fare anche un check, esatto, mi sono messo un to do, però è ancora da fare, quindi quello devo guardarlo, anche se è meno... Beh, il Java cioè non è... cioè è leggibile, diciamo che la questione un po' probabilmente del Java, però già meno secondo me da un certo punto di vista, per certi versi, perché stavo pensando a C Sharp, cioè il problema è che Java è un po' pedante, cioè, è un po' pedante sulle... lo considero un po', cioè secondo me è un linguaggio che se io avessi iniziato con quello mi sarebbe piaciuto molto, perché è pignolo come me però in un certo senso troppo pignolo, appunto, come C Sharp, esatto, poi devi programmare oggetti, e quindi qui invece siamo, diciamo, in un mondo dove possiamo andare con routine statiche oppure come in questo caso facendo una classe, e quindi questo tra l'altro è l'oggetto che dovremmo usare nel nostro esempio. Quindi il concetto qual è? Questo client serve per creare le nostre metriche da esportare a Prometheus, che le raccoglie. Quindi anche qui ho cercato di fare gli esempi nel modo più semplice possibile. Crea un counter, nome, descrizione, lo incremento di tot. Python, beh, ecco, Python invece gli ammiro la caratteristica che non scrivi nulla che non abbia un effetto. Perché ad esempio qui in Pascal, se scrivi begin end, serve per raccogliere del codice all'interno, ma il begin e l'end di per sé non fanno nulla. Invece in Python non esiste questa cosa. Non esiste, cioè se vuoi proprio non fargli nulla ci scrivi pass, allora, perché altrimenti ogni riga fa qualcosa, come... per imparare sicuramente è molto adatto, però anche questo, cioè, parere da gente che non ha mai visto una riga di Pascal, comunque se uno lo butta un occhio capisce esattamente quello che sta succedendo, non c'è neanche bisogno di spiegazioni, cioè secondo me è talmente... E queste sono in sviluppo, ok. Quindi io qui ho messo già qualche esempio per chi deve partire. No, questo è il source, samples con diversi framework, URL eccetera, e quello che manca è un progetto di esempio e o un middleware per quello che in realtà è il framework più utilizzato per fare le applicazioni web, questo proprio sulla carta, perché che è il framework di, appunto, Daniele Teti, che ha un K stars, quindi 1000 stars, quindi questo per dire insomma che il progetto ha già fatto 20 release, tra l'altro esiste da parecchi anni ormai, quindi è manutenuto, dentro c'è un sacco di tooling, avete RQL, RPC, Active Record, cioè fa veramente di ogni. E quindi dovremmo creare sia un progettino di esempio, perché il concetto è magari uno vuol fare un esportare, quello che ci occorre è esportare le metriche. Devo ancora capire cosa sono l'ulta. Ah, stavo perso la questione delle var, mi ero perso un messaggio. E quindi per qualcuno che vuole esportare, bisogna esportare le metriche dall'applicazione, quindi l'obiettivo è definire qualche metrica, andare a incrementare il valore con qualche pretesto, qualche endpoint messo un po' per test, e poi fare l'endpoint dell'esportazione, cioè l'esportazione la fa già il client che fa un testo, però bisogna mettere il giusto content type e dare
fare il rendering di quel testo che viene prodotto. E l'ideale poi sarebbe, dopo questo esempio, creare anche un middleware, cioè qualcosa dove io dico abilito Prometheus per DMVC e tu hai già il tuo endpoint configurato che quando viene chiamato esporta le metriche. Poi dopo a te basta solo utilizzarle e gestirle nel contesto dell'applicazione, facendo riferimento appunto alle classi del Prometheus Client, cioè quelle rimangono separate, l'unica cosa è l'integrazione col framework web, perché c'è un endpoint che Prometheus va a contattare per andarsi a scaricare queste metriche in un formato testuale un pochino strano, però che alla fine ci sta. Io in realtà mi ero fatto una copia per provarci qualche giorno fa, quindi riprendo quella, infatti è l'unica che è rimasta, che è ancora qui, di un basic demo che è preso dagli esempi, perché volevo uno starting point abbastanza easy da utilizzare. Quindi c'è un questo direi che è un'applicazione console che lanciata ci apre il server, ci sono un po' di cose commentate. Ah ok, perché c'ha un'interfaccia, quindi un middleware in Delphi che chiama il tuo client in Delphi, esatto, più che altro un middleware per questo framework web, cioè questo è un framework per scrivere usando appunto l'approccio MVC, cioè crea un controller ereditato da una classe che fa parte di questo framework MVC, gli dico che quando chiamo slash hello viene eseguita una procedura che fa il rendering di Hello World nel paese di Delphi MVC Framework, che sono le ore, questo render di questa stringa finisce al browser. Quindi questo è il framework per fare le applicazioni web. Io dovrei creare un endpoint e quindi un controller dedicato per le metriche che, interfacciandosi col client di Prometheus, fa l'esportazione e lo restituisce. Quindi Delphi e Pascal c'è una pseudocodifica, non è a caso, perché la pseudocodifica la fai perché tecnicamente dovrebbe essere più chiara di quello. Infatti è per quello che secondo me Delphi un po' atterrisce, perché tutti tornano al periodo scolastico e io un po' li capisco, perché io quando uscì io ho fatto Pascal alle superiori e mi ricordo che quando uscì in quinta usavo Visual Basic, al tempo poi ho iniziato a lavoricchiare con Visual Basic in un'azienda, ho detto cavolo, non voglio più vedere neanche una riga di Pascal. Poi dopo qualche anno ho incrociato Delphi, ho detto pensa all'ironia del destino, infatti questo l'ho messo anche nella bio perché ci sta, non voglio neanche più vedere, da appena uscirò. E invece dopo mi piace pure, perché rispetto al Visual Basic 6, vabbè, che era ovviamente c'è il supporto multithreading, programmazione oggetti full, cioè le funzionalità erano troppe per poter essere, come dire, però diciamo si è mantenuto secondo me un ottimo coltellino svizzero, cioè proprio quel linguaggio dove fai più o meno qualsiasi cosa. Ecco, poi chiaramente se devo mettere un'applicazione con Application Insight su Microsoft Azure va bene, prendo .NET, cioè quello è, penso io Python lo odiavo, ma poi basta trovare la cosa per poter usare qualcosa. Infatti io poi nelle live o in altre cose cerco, ma anche nei corsi così, di trovare il lato divertente, perché se uno trova il divertimento allora riesce anche, cioè chiaramente lavorando non è che si può sempre divertire, quello è, però se c'è magari una cosa sfidante o così che in qualche modo ti incentiva a voler approfondire, lavori anche meglio perché ti diverti anche un po' di più, e quindi per certi versi, come dire, incentiva, quindi dopo puoi approfondire meglio. Se invece vai solo proprio a mettere giù le cose in maniera un po' piatta, se vai per sbarcare il lunario ovviamente ti annoi un pochino, quindi no. Quindi questo è il progetto, c'è già un controller, quindi se io qui lancio senza debug dovrebbe partire un'applicazione console, ok, che è in ascolto sulla porta 8080, mi lancio il mio Firefox Developer Edition, non so perché uso, quando sviluppo uso la Developer Edition come se cioè se usassi un altro browser non funzionasse, perché siccome sto sviluppando la Developer Edition, vabbè, una cazzata, lasciamo perdere.
Anzi, guarda, ci metto. Mi faccio l'auto. Per me è una cagata pazzesca! Ci manca. Però. Quindi ci stava. Quindi qui in alto, qui c'è il supporto static file, c'è un po' di roba. Se scrivo up hello, o forse solo hello. No, up hello, non fa, forse hello direttamente. Questo è l'esito di quell'endpoint che vedevamo prima, hello world, perché qui ha matchato e quindi... Cosa cambia tra la dev edition e la default? Direi una mazza. No, questo penso venga aggiornato più spesso e dovrebbe avere dei tool. Io la uso solo perché quando vado in sviluppo con dei tool mi piace usare Firefox, cioè perché Chrome lo uso anche in altri contesti e quindi ho voluto scegliere un browser per dire quando sviluppo uso quello. In modo che io gli carico tutti i plugin che mi possono servire per React, per Angular, e poi semplicemente vado in... Penso che la console ti dia delle informazioni in più, che abbia degli strumenti in più sui developer tools che trovi dentro. Però non sono sicuro, volevo un'altra installazione a parte di Firefox da usare per questo, senza dover... scegliere dei profili, e quindi l'ho bardato. E a questo punto so che qui non c'è mai, non ho dei segnalibri, non ho delle cose, quindi è pulito, mentre negli altri casi ci sono dei cookie, c'è la cache, ci sono delle cose che mi rompono le scatole, mentre qui so che posso ripulirlo, per cui l'ho adottato solo per quello, quindi niente, nessun motivo particolare. Però so che ecco, c'è un Responsive Design Mode, Browser Console, Extension for Developer, cioè alla fine è Firefox, però gli hanno integrato qualcosa in più che magari nel browser normale non c'è, per non appesantirlo, legato appunto per le attività di sviluppo. Poi non ho mai avuto occasione di fare una carrellata, però tipo c'è anche un Task Manager, anche questo si mangia una bella quantità di RAM, non c'è niente da... sì, poi invece dovrebbero mancare altre cose, tipo il supporto Pocket o quelle altre cose che buttano dentro. Il profilo forse c'è lo stesso, sì, sync and save, ma io non l'ho usato perché non, cioè questo non me lo vado a configurare, ecco, lo uso solo per queste cose qui. Ok, quindi un endpoint c'è e funziona, quindi qui potremmo metterci dentro ad esempio l'incremento di un contatore. Mi vado ad aggiungere quindi un nuovo controller a questo progetto, quindi questo è uno dei sample che si trovano all'interno del tool. Potrei chiamarlo matrixcontroller.pass. Ok, nome della unit. Quindi vado a mettere come path. In realtà c'è un wizard, ma mi sono dimenticato di installarlo. Ok, fa lo stesso. T-Matrix Controller, che è una classe che eredita, deve ereditare da... Tu chiuditi un attimino. Da T-MVC Controller, quindi classe base di tutti i controlli, la quale sta in una di queste unit, non mi ricordo qual è. Ups, ci manca, non mi ricordo qual è, ma la troviamo subito. MVC framework, molto semplicemente. Quindi logger, commons, vediamo, magari non mi servono perché non voglio aggiungere troppi elementi extra per non... quindi MVC path è l'attributo, quindi partiamo da slash public, sicuramente ci sarà un metodo da chiamare. Procedure index, chiamiamolo, oppure export render, che cavolo vabbè, poi mi deciderò come chiamarlo. Quindi questo è un metodo da chiamare in get, mettendo slash matrix, perché lo standard default è questo. Chiamato in get, mi servono i commons perché probabilmente lì ci sono gli attributi, quindi
Ok, quindi faccio completo questa classe, vado a scrivere qui la mia implementazione, to do, quello che è da fare teoricamente dovrebbe essere abbastanza semplice, ovvero andare, vado ad esempio nel mio simpatico Prometheus client, vado a beccare negli altri esempi, ad esempio questo di Wirl, resources metrics, la stessa cosa che ho fatto nell'altro driver, ovviamente, ovvero vado qui e tiro fuori questa roba qui. Qui vedete il concetto è lo stesso, path metrics get produce un text plane con le funzioni, così lo chiamo uguale, così siamo get metrics, così rimaniamo compatibili con l'esempio, e qui va a fare questa roba qui, cioè carica quel famoso text exposer, quella classe che tira fuori il testo delle metriche e lo va a... Questa è roba che uso nell'implementazione, quindi anche qui mettiamo queste uses, uno è per accedere al registro di default, l'altro è fare la collect di tutte le metriche, di tutti i valori, e poi c'è il text exposer che lo va a renderizzare. Qui non c'è un result, ma c'è un metodo render, ok, che si prende una stringa, quindi oppure quali altri, c'è il render di uno stream, c'è un text writer, non c'è un render response stream, non c'è qualcosa che mi restituisca lo stream della risposta, no. Questo render response stream che cosa fa? Render response stream to string. Ah, forse posso accedere anche al response stream, giusto? Response stream, bastava questo, bastava dirlo. Che è un no string builder. If not assigned response stream, build create. In realtà lo stream non ci sto capendo una sorry. No, allora questo è fa l'endpoint, cioè quando io scrivo qui slash matrix viene eseguito, viene sì matrix, adesso dovrebbe farmi un dito medio, esatto, dimmi not found perché non è definito questo endpoint. Quando io lo vado qui a implementare dovrei esportare i valori delle metriche, cioè io magari metto dei contatori, esatto, mettiamo prima i contatori, cioè nel mio progetto quello che vado a fare, forse li ho definiti qua, no, niente da fare, dov'è che li ho messi, forse nel main o da qualche parte c'è una configuration, esatto, qua, tipo un contatore che conta le richieste HTTP che ricevo su un certo endpoint. Quindi facciamo che questo lo mettiamo nel source. Beh, aspetta, abbiamo anche il web module che fa da contenitore per l'applicazione. Esatto, vado qui e gli dico creami un contatore. Un counter è una metrica che si incrementa sempre, gli do un nome, un'etichetta, l'ho messo in italiano, ok, HTTP request received HTTP request count, conteggio delle. Quindi creo questo contatore e questo register non fa altro che metterlo dentro un registro. Quindi comunque anche in Python c'è il client per Prometheus, è fatto anche benino. Quindi questo mi consente di fare una cosa di questo tipo,
Ovvero vado nei collectors counter, dove c'è il counter. Questo register lo registra in un registro che è presente di default, cioè il registro è un qualcosa che contiene tutte le metriche che ho definito, quindi il contatore si incrementa sempre. Lo vado a creare, lo metto in quel registro, quindi qui metto appunto metrics configuration e ad esempio posso far sì che da questo controller, quando vado a chiamare hello world, facendo questo render, in realtà qui vada a incrementare quella metrica, cioè richiamo uso registry, ma anche Prometheus collectors counter, che è il tipo di metrica. Quindi vado nel mio registry T collector registry, che ha un default registry. Quindi questa è la classe, questo è un campo statico che contiene un registro, il registro di default, dove se non diciamo un altro, ne possiamo creare di nostri, ma se non lo andiamo a definire c'è un registro di default che contiene i collector. A cui chiedo get collector, dammi il collector di tipo di counter, è un contatore, questo lo so io. E qui gli passo il nome che si chiama, l'avevo messo qui, HTTP request count. Quindi vado qui e gli dico, caro registro, dammi questo contatore, e quando me l'hai fornito, il contatore non ha dei gran metodi, value mi dà il valore che ha raggiunto, e i name sono le label se le voglio definire, io faccio inc, incrementa, il valore di default è 1, incremento il contatore. Quindi l'effetto che ho è quando lancio l'applicazione viene creato questo contatore, tutte le volte che chiamo hello world lo vado a incrementare e poi do la risposta. Quindi questo va sempre, voglio dire, va sempre in su, e quindi ho questa metrica che mi conta quante richieste sono arrivate, che si incrementa. E dall'endpoint qui, scrivendo slash metrics, dovrebbe venirmi fuori questo valore, cioè mi dovrebbe, grazie Daniele, farò sapere come è andata, anche perché se riesco nell'intento poi ti darò, vorrò essere sponsorizzato, in senso ti passerò il middleware, così si può condividere con la tribù degli sviluppatori. Grazie, buonanotte. E ok, quindi get metrics. Quindi quando faccio slash metrics, io cosa faccio? Vado sempre sul registro, prendo il default e gli dico collect, cioè tutte le metriche che ci sono in giro le raccogliamo, teniamo su tutti i valori e li mettiamo tutti assieme. E questo render mi fa, me lo espone come testo, perché Prometheus carica un testo che contiene i nomi di queste metriche, la descrizione, eventuali valori accessori di etichette che sono associate alla grandezza in sé, per ad esempio io potrei definire un contatore con delle label che variano per path e dire quando fai slash hello incremento un contatore con quel valore, quando fai slash clienti incremento il contatore però col valore associato alla label, al path clienti, e lui li tiene distinti, cioè praticamente il contatore non è più uno, ma sono n che variano in base ai valori che io vado a passare, parametrici, quindi è come fare un chiave valore. Quindi qui le raccolgo e le vado a fare un rendering. Response stream, che è un string builder, si potrebbe, perché non voglio caricarmi il testo e poi fare il render del testo, vorrei passarlo direttamente alla risposta, perché così risparmiamo tempo. Cioè quando viene chiamata la funzione, se io riesco a caricare direttamente i dati, quindi come potremmo fare? Potremmo creare un writer, che poi writer qui è un termine, è un exposer in realtà, perché adesso stanno lavorando anche un altro formato, non ho capito bene se è binario, standard o... Cioè il fatto di avere le metriche di esporre si possono esporre in svariati modi, questo è uno dei formati. Quindi allora exposer, vado a fare appunto un writer
text writer, come potremmo chiamarlo, dovrebbe essere qui un text writer, ok, create, però il text writer non è associabile. Ah no, scusa, è lo string writer. Esatto, che dovrebbe prendere uno string builder, esatto. Cioè qualcosa che scrive del testo dentro un buffer che lo contiene, che è il mio string builder. L'unica cosa vorrei che non... che il writer non andasse a distruggere... Forse lo va a distruggere però quando chiudo ons builder, ok. Che di default è true o false? Vabbè, lo vado poi a impostare io. Create overload ons builder true, ons builder if not assigned. Ah, qui lo mette a false, ok. Ah, perché qui lo... Ok, non è che io ho scelta. Se glielo passo come parametro, allora comunque la distruzione la devo fare io. Ok, perfetto, che è quello che voglio fare. Quindi, cioè, non voglio che distrutto lo scrittore mi vada a distruggere anche il buffer, altrimenti facciamo... Ok. Quindi, questo render in realtà mi... accetta anche come parametro, dovrebbe... Ah, ma c'è anche lo string builder, è vero. Avevo fatto anche lo string builder. Probabilmente perché internamente funziona... Ah, ok, niente. Come non detto, possiamo togliere questa cosa qui perché l'exposer potrebbe fare il rendering direttamente sul response stream. Cioè prende l'oggetto che contiene il testo di risposta e ci spara dentro. Immagino che l'avrò fatto esatto in questo modo, ok. Qui dentro creo lo string writer, cioè la logica è già dentro, ma ho fatto bene a fare vari render con lo stream. Quindi con un parametro solo vi dà la stringa con dentro il testo da restituire. Negli altri casi c'è lo stream, lo string builder, il writer. Cioè c'è la destinazione dove andare a mettere dentro il testo delle metriche. Quindi questo dovrebbe essere a posto così, mi viene da dire. Non mi ricordo se i controller vanno registrati, ma sicuramente. Mi scommetto di sì, sono sicuro di sì. Però non mi ricordo dove. Magari trovo... c'è un find, alternativo a quello che questo so già che fa, va a fare delle cose che non mi piacciono, tra l'altro. Questa implementazione è da eliminare proprio. È qua MVC add controller. Ah, ce l'avevo sotto il naso nella web modules. Ce l'avevo proprio lì. Allora MVC add controller, ok, quindi importiamo la unit metrics controller team metrics, perché altrimenti l'applicazione non vede il controller, non mi dà il come dire, non mi dà l'endpoint, quindi non mi consente di... Ah, c'ho il programma che è ancora in esecuzione. Quit. Ok, così sì. Perfetto. Quindi io lo rilancio. Vediamo anche se... Ok. Compilato, compilato. Se adesso faccio metrics... vabbè, vedo un ok che... non è che mi piaccia più di tanto... Forse manca anche il content type. Vado a chiamare questo più volte che dovrebbe incrementare il contatore.
Qui mi dà sempre ok. Ah, perché devo fare il render stream. Non ho fatto il render, ci ho caricato dentro la roba, ma non gli ho detto di fare il rendering di questa... che era un problema analogo avevamo avuto anche con il web broker o qualcosa del genere, o con Ors, che avevo riempito lo stream e non gli avevo detto, cioè secondo me qui dobbiamo dire riempirlo e poi dire render response stream, cioè dire butta in output quello che c'è qui dentro, che io ho caricato con il testo. Secondo me senza questo lui non sa che cosa quit, non sa cosa buttare fuori, quindi scrive ok. Adesso ci riprovo, lo rilancio, provo a rifare un refresh qui. Ok, JSON parse unexpected qui, manca, ci vuole il content type, giusto. Content type, qui dovrebbe essere un text plain, però chissà se ci sono delle costanti già in DelphinVC che fanno come dire questo tipo di lavoro. Sì, eccolo, questo qua produces. Ok, allora tiro via questo perché possiamo metterlo direttamente qua. Produces MVC media type text plain, cioè dobbiamo dire che stiamo restituendo il test, altrimenti di default il framework dice che è un JSON, quindi il browser dice ah che bello è un JSON, ma in realtà non è un JSON e quindi va in errore. Cioè, penso che sia arrivato la risposta corretta, se vado a vedere qui la response, ecco queste sono le metriche di Prometheus che sono arrivate correttamente. Il problema è che nella mia response istituisco quello, poi gli dico è un JSON, no, non è un JSON. Quindi il browser quando prova a parsarlo ti dice ok, questi sono i dati grezzi, ma se vuoi vederlo come JSON mi spiace, ma è un'altra lingua, e qui dobbiamo dirgli che produce un media type plain. Build basic demo, provo a ricompilarlo. La cosa che mi rimane da capire è se questo valore deve uscire quando non ho le label, quando ho le label, anzi, perché quando non ho le label, quando ho le label vuol dire che quando incremento un contatore devo mettere un valore per le label, quindi viene creato il contatore, viene creato sul momento e c'è quel to do che devo gestire. Ok, l'ho lanciato, no, solo compilato, adesso lo lancio, questo è attivo, adesso non dovrebbe più dare errore, perfetto. Quindi queste sono le mie metriche, vado a fare hello una volta, un refresh due volte, un refresh tre volte, quindi il contatore dovrebbe valere 3. Se vado in metrics, request count 3, quindi perfetto, direi che almeno volendo, cioè esportarle poi è facile, cioè c'è una classe che quando le raccogli e le passi ti fa il testo, basta solo usare nel framework e fare il rendering di quel testo, quindi questo è ok. Mi piace, va bene. La cosa che vorrei aggiungere è il fatto di creare un middleware, cioè creare qualcosa che fa sì che quando tu dici uso quel middleware, questo controller non devi dichiararlo, cioè come se venisse fuori di serie, cioè ti fa già l'endpoint, va già nel registro a tirar fuori sample, ti fa la cosa, tu devi solo creare le tue metriche e andare a incrementare. Quindi come farlo in questo caso? Dovrebbe esserci una classe, in realtà ho visto che c'era anche un esempio di middleware da qualche parte, adesso mi sono tenuto perché non ho guardato gli esempi, ma mi ero tenuto da parte un repo, no, dov'è?
source per fare dei test, c'era anche questo middleware che vado ad aprire, lo apro con Visual Studio Code, tanto non... in cui tra l'altro si può anche andare a installare il live server per Delphi. Allora, qui c'è un web module dove immagino verrà Salutation middleware sample. Ok, c'è un'interfaccia da ereditare con dei metodi che immagino che serviranno a dire ok, quando arrivi, ok, questo mette qualcosa nella response, mi servirebbe qualcosa, ok, che fa sì che se l'indirizzo è slash matrix lui restituisca un certo tipo di contenuto. Potrei vederlo forse nella request URL o in qualche modo nella richiesta. Beh, facciamoci intanto l'interfaccia e poi scriviamo nella console. Allora, aggiungo direttamente qui. Allora, intanto chiudiamo quit. Chiudiamo questa roba qui. Aggiungi nuova unit. Ok, quindi questo lo chiamiamo matrix middleware.pass. Tanto poi nomi. Quindi questo diventa il nostro matrix middleware uguale classe di t-interfaced object, ci vuole quando implementiamo delle interfacce. E l'interfaccia qual è? MVC middleware, ok, che è l'interfaccia che si trova in MVC framework qui dentro, quindi proprio il primo livello forse che vuoi. Ok, missing implementation, giusto, ci manca. E visto che si può usare WebSecond anche per Delphi, giusto, c'è ragione in realtà, però per il codice sì, tra le estensioni l'hanno aggiornato, tra l'altro Delphi LSP, vediamo qual è l'ultima data di aggiornamento. Mi sa di no. Vabbè, utilizza quello che è già presente, quindi magari non funziona neanche, quindi mi sembra che non l'abbiano aggiornato, però effettivamente se utilizza quello che c'è sulla macchina dovrebbe funzionare correttamente. No Delphi LSP project setting were found. Ah, giusto, perché devo, open directory that contains more Delphi project. Delphi Tools Option, devo abilitare questa cosa in Delphi di generare il file di configurazione. Open directory container start working with the Delphi code. Proviamo a farglielo, quindi Tool Option LSP generate lsp config tech che fa il suo file JSON. Quindi se io vado a caricare quel progetto là, cos'era questo middleware? Sì, questo qui, e faccio un bel build all projects, mi dovrebbe aver creato quel file che serve per utilizzarlo da Visual Studio Code. E questo, vabbè, è un po' una rognetta, diciamo, questa configurazione, questo file qui. Poi, ma che roba c'è dentro? C'è tutta la parte di delle library o del
il library path e tutto il resto. Quindi adesso se vado qui e faccio control spazio mi viene fuori tutta la roba. Bello, bello, interessante. Allora, quindi salutation middleware, adesso questi li devo mettere ovviamente, perché però diciamo che poi implemento quelli che mi interessano. Quindi public, ok, tanto public o private poco conta perché vengono gestiti con un'interfaccia. Dove lui non deve fare nulla, cosa... No, funziona anche il control shift su, control shift giù, cioè anche in Visual Studio Code, perfetto. Adesso userò Visual Studio Code per... allora, do nothing, do nothing, do nothing, quindi ok, dove non... diciamo non c'è nulla da fare, possiamo mettere questo testo, ok, così... Tanto io lo metto dappertutto, poi vediamo dov'è che devo andare a intervenire. Direi che ok, questo lo metto qui, poi ti scriverò anche la documentazione. On after controller action, on after routing, before controller action, before routing, after routing. Allora andiamo ad attivare questo log. Questo log scriverà sulla console, ma vediamo. Tanto lo proviamo e poi vediamo, perché vorrei capire sul before routing se riusciamo log a scrivere. Allora context request URL, o come si chiama, diciamo l'indirizzo a cui stiamo andando, patinfo, forse questo mi è sufficiente a vedere. Adesso provo a abilitarlo, tanto poi non sta ancora facendo niente, quindi andiamo qui nel web module, andiamo a abilitare questo middleware, add middleware, matrix middleware, ok, come l'ho chiamato? T matrix middleware, perché non ti piace? Ah, perché devo fare una create, just. Allora quasi quasi lo metto con una funzione, vabbè, le decorazioni poi le faccio dopo, prima devo vedere che funzioni. Ok, è un'interfaccia, quindi verrà rilasciata in automatico, ovviamente. Se io lo lancio dovrebbe già, se io accedo a qualche pagina dovrebbe fare un po' di tipo, vado su hello. In console vedo che non scrive nulla, quindi non so se sta effettivamente loggando qualcosa. Dov'è che logga di bello? Vediamo nel source, view source. Da qualche parte gli sarà stato detto nel logger dove deve avvenire. Vabbè, altrimenti io la semplifico. Right line. A meno che non scriva perché è bloccato sul comando, se no gli faccio scrivere su file, non è mica... non è un problema, quindi ecco, vedi che scrive hello, fav icon, ok. Se non male la cartella log, ah, c'è una cartella log, tu dici, sarà sotto Win32, debug,
Qui non c'è nessun log, quindi io me l'ha fatto su un'altra cartella. Ah, logs. Esatto, ah, è vero, è qua. È qua, è qua, è qua. Ha scritto anche altra roba. Ha scritto una marea di robe, ok. L'ho aperta con un altro editor, ma... Ah, eccole qua, quindi... Ok, quindi... Patinfo... Get Fav Icon... Qui c'è un patinfo, scrive questa roba qui... Non riesco a capire... No, va a scrivere quello che vedevamo prima. Slash hello. Perfetto, allora io potrei dire before routing, potrei dire che se questo è slash matrix, allora intanto ci metto un bel costruttore con questa cosa che la provo intanto, quindi uguale stringa vuota oppure f non l'ho messo, no, path info string, tutto quello che è successo al server, esatto, tutta la storia. Allora, inherited create patinfo uguale patinfo, quindi qui potrei gestirla con allora come viene gestita con un handled mi viene da dire che sta per ho fatto, ok, quindi potremmo fare così. Allora intanto aspetta che tolgo l'altro controller perché altrimenti disabilito questo matrix controller, così se andiamo a prendere le metriche mi dirà not found. Aspetta che lo verifico, che si sa mai. Allora qui c'è il solito, poi faccio metrics not found perché ho tolto il controller. Perfetto, direi che più grande di così non si può, ma c'è la... Dovrei ottenere lo stesso effetto da qui, cioè dovrei dire ok, allora if same text si chiama, c'è cioè una funzione, non voglio stare a indicare il sysutils, ok, same text context request patinfo f patinfo, cioè se stiamo l'indirizzo della richiesta è uguale a quello che abbiamo configurato come default che è matrix, allora if not exit e non succede nulla, altrimenti ci arrabbiamo, no? Altrimenti facciamo sempre esattamente questa roba qui, mi viene da dire. Adesso non la scrivo più, non faccio più il do nothing, però arriviamo, devo importare ovviamente anche le questo forse non serve più, ma infatti devo importare le unit del mio Prometheus client, che sono ovviamente sempre queste due, anche il logger non mi interessa più. Prometheus Legacy Exposure Text. Ok, qui però ce l'avrò nel context response stream. Ah no, ho il row, ho la web response.
response, set content stream. Ha una cosa molto simile a quella che avevamo, come dire, già approntato, secondo me, per o per Wirl o per Web Broker, non mi ricordo più dove era qui. Siamo nel demo, c'era il Matrix Controller, oppure era il middleware di allora o è un altro o è quello di Ors che aveva questa particolarità, esatto, dove avevo fatto questo, che secondo me è perfetto anche per l'altro caso. Possiamo direttamente, secondo me, proprio usarlo paro, perché var res è context response, row context response, ok, c'è qualche unit da aggiungere, system classes, e secondo me questo è uguale. Adesso vedo, cioè, se ha senso provare, come dire, se ha più senso utilizzare magari le infrastrutture di Delphi MVC, oppure fammi vedere se se io chiamo ad esempio set content stream, questa cosa cosa va a fare? Va a mettere il content type e il content stream sulla web response, quindi vabbè, forse conviene, perché bypassare il framework non mi piace molto, magari fa delle considerazioni in più, quindi come dire, non mi piace molto, cioè preferisco farlo in questo modo. Tanto poi il concetto poi è lo stesso, quindi passo lo stream, passo il content type e poi gli dico context response send o qualcosa del genere, render, non mi ricordo, non so che cosa. Vabbè, comunque bisogna sempre andare sulla quella di base. Questo flash. Ah, perfetto. Fa l'invio della roba. Ok, allora. Let's send all to the client. Questo è il text plane. Include il char set, che qua però non ho indicato. Esatto, vedo che c'è il char set. Ok, quindi TMVC char set UTF-8, così siamo perfettamente compatibili anche dal punto di vista. Non dovrebbe essere in minuscolo. Vabbè, minuscolo, maiuscolo. So che capisca. Quindi questa roba qui che è in commons la usiamo anche noi. MVC framework commons. Ci sono delle costanti, non vedo perché non andrebbero utilizzate. Quindi io farei proprio questa cosa qui. Percentuale S. Allora, TMVC content, come si chiamava? Media type e char set. Text plane, ok.
Questo andava poi qua dentro, va bene. Ok, quindi adesso lo scriviamo un po' meglio. Questa è la stringa da restituire, text plain. Magari c'è un overload anche con il charset che non ho visto. No. Content type. No, vedo che content type, charset va tutto assieme, ok. Va benissimo. Questo TF8 invece diventa TMVC charset UTF8. Perfetto. Flash. Ok, direi che scusa, questo non serve a niente, no? No, infatti. E poi handled uguale true. Diciamo, abbiamo già fatto tutto, quindi che dire? Non so se handled entra false, ma penso di sì, perché vedo che negli altri middleware non viene, non viene gestito e quindi non viene cambiato. A questo punto come fa? Proviamo. Io lo abilito come middleware già abilitato. Se mi degno di spegnere l'applicazione che già sta girando e che sta scrivendo anche delle amenità sul, e lo rilancio, il middleware dovrebbe entrare in azione. Vediamo se otteniamo qualcosa simile a quello di prima. Quindi adesso qui dovrebbe uscire qualcosa quantomeno. E là, e là. Compila, quindi va alla prima botta, perché poi abbiamo copiato gli altri progetti, bella forza. Quindi Matrix sembra funzionare, quindi io scrivo hello 1 2 3 4 refresh, un po' di refresh, 5 refresh, ok, ha funzionato. Un altro refresh. Adesso siamo a 6, perfetto. Si direbbe che il middleware funziona con un qualcosa in più, cioè il fatto di poter io voglio fare una funzione perché non mi piace esposto così, ma quello è un mio cruccio, cioè vorrei portare questa roba in, come implementazione privata, ok, perfetto, e qui fuori mettere una function matrix, matrix middleware IMVC middleware. Ok, così qui cosa facciamo? Andiamo a fare, mi sono dimenticato il parametro. Questo in realtà lo potrei mettere qui. Ok, sì, so che la versione sopra differisce, ovviamente. Cosa volevo fare? Cioè metterlo qui. E qui non ci metto il default, me lo faccio passare comunque in ogni modo come parametro dall'esterno. Result tmatrix middleware create col path info, punte virgola. Così laddove l'implementazione rimane completamente privata, però qui vado a chiamare la funzione. La chiamo come funzione, volendo c'è il parametro da passare, oppure senza parametri e tiene il default che va a creare l'istanza. In questo modo non vedo neanche la classe come implementazione fuori,
rimane una cosa privata, l'unica cosa che vedo, se vado a importare il mio, come dire, matrix middleware, che è qui, vedo una funzione che mi crea il matrix middleware. A cui posso passare una configurazione magari di qualche tipo, se non la metto rimarrà sui matrix, che è comunque il default corretto. Quindi questo continua a funzionare, funzionerà anche se scrivo tutto in maiuscolo perché ho usato same text. Quindi vado a fare una comparazione, come dire, case insensitive, e il signorino pare rispondere. Quindi per pubblicare in realtà questo, quindi per utilizzare questo middleware, o aggiungendolo al progetto oppure scaricandolo come package, quindi sarebbe ideale tenerlo separato in modo che io lo scarico, lo metto nel library path, se faccio la uses di questo middleware ho una funzione che è abilitata, mi tira fuori le metriche, fantastico, come dovrebbe essere naturalmente. Quindi non male. Non so se ci sono altri risvolti, adesso poi passerò il codice magari a Daniele per capire, ma qui c'è il rischio che succeda qualcosa, o anche se secondo me poi ha proprio senso nel before routing, perché tutti questi eventi vengono dopo, after routing, quindi dopo che è stabilito il path, poi c'è prima del controller action, dopo il controller action. Io qui, cioè, intercetto subito il path, se coincide col mio devo intervenire, se non coincide esco e tocco nulla, quindi vado il più velocemente possibile e sono a posto, a meno che non ci siano dei parametri in più sul middleware. No, questo è il controller, scusate, no, direi che add middleware, quindi tutto viene delegato con l'interfaccia. Somiglia l'implementazione di ORS, è più semplice, è più scarna, però, come dire, grosso modo direi che ci siamo da questo punto di vista. Quindi un risultato abbiamo ottenuto, ce l'abbiamo fatta, abbiamo sia il controller, quindi se uno non vuole usare il middleware così c'è un esempio di controller, può copiare, incollare, aggiungere al progetto e si è embeddato, oppure referenza il middleware, aggiunge il middleware e il progetto funziona tranquillamente allo stesso modo. Quindi bello, quindi questo lo metteremo qui di fianco al, perché ho già fatto una sezione qui con dei vari middlewares dove c'è quello per ORS, che tra l'altro è stato aggiunto anche a ORS, quindi se andiamo a vedere la pagina c'è proprio solo il suo middleware con l'esempio che fa vedere come aggiungerlo al progetto, e vabbè, a parte l'iconcina, qua ci sono requisiti come installarlo e c'è come configurarlo, cioè metti il middleware, gli dai l'endpoint e gli dici che qui risponde lui. Questo è un esempio di metrica, qui quando faccio un ping incremento il contatore, rispondo pong, quindi c'è un contatore che va su, quando chiamo matrix però ottengo tutte le metriche già esportate. Infatti qui dice, se vuoi testarlo chiama matrix e viene fuori, questa è la versione col path, cioè a seconda del path mi risponde 200, in un altro path mi dà 401. Io ho creato una metrica contatore che ha però delle label che sono path e status, quindi quando lo vado a incrementare io devo dargli un incrementa con label, cioè gli devo dire incrementami il contatore, il tuo contatore interno che come path è associato al valore ping e come status al 200. Poi potrebbe esserci ping un altro stato, secret un altro stato, qui ovviamente è un authorized. Quindi praticamente il contatore non è unico,
ma ha diversi figli che sono associati alla combinazione delle label che vado a mettere. Quindi le due label sono path e status. Quando io incremento un contatore per path ping e status 200, si incrementa sempre questo. Se c'è un ping 301, mi viene creato un nuovo contatore che da 0 passa a 1 con l'incremento, che è associato al path ping e allo status 301. Quindi con queste combinazioni avete vari contatori, perché poi esportate in Prometheus, potete dire dammi tutte le richieste che hai gestito e di danno totale, dammi tutte quelle del percorso ping, dammi quelle del percorso ping che sono andate in 200, dammi quelle che sono andate in 300, cioè avete tutti i contatori separati l'uno dall'altro. Quindi e qui ok, c'è scritto che richiede ovviamente il client per Delphi, ma richiede anche il framework per ORS. E gentilmente il buon Vinicius Sanchez, che ho contattato via mail, mi ha fatto aggiungere qua in fondo nel middleware il mitico middleware per Prometheus Metrics. Quindi praticamente con questo progetto in realtà sto modificando tutti i red media di una valanga di progetti correlati, perché ha a che fare con, in realtà non so se può essere o meno o no sul Lazarus, non l'ho testato. Poi uso una sintassi abbastanza, potevano mettermi anche, ah no, ci sono, sono contributor, non c'ero l'altro giorno, infatti ho detto cavolo, mi sono scordato che potevo aggiungermi come contributor al, vabbè, il mio contributo è minimo, ho cambiato un Redmi quindi, però sì, diciamo è un Redmi per un plugin per questo ORS, che è un po', è interessante, diciamo è molto molto minimal. Quindi manca a questo punto sample e se si riesce a fare un middleware per Mars, che vorrei andare a vedere se supporta, ma supporto ce l'avrà sicuramente, dai, come, forse non come middleware, però ci sono degli injection, c'è un injection service che forse potrebbe essere interessante. Vabbè, l'esempio si può fare perché pubblico una risorsa Matrix, e quindi, però magari ci sono, come dire, c'è già qualcosa, engine resource, metadata, esatto, che può essere integrato. È vero che poi qui non c'è neanche bisogno del middleware, perché se io metto un file che definisce una risorsa metriche col codice e in fondo nell'initialization dico al source registry di registrare quella risorsa, cioè è come avere il middleware, cioè c'è la risorsa metrica che espone l'endpoint con i dati, e quando tu usi la unit, in fondo nella unit c'è la registrazione della risorsa. Quindi dal momento in cui tu scarichi un file che la risorsa la integri, sei già come dire, sei già a bollo, perché la risorsa si registra. E quindi se qui in alto metto slash matrix, piacerebbe provarlo in diretta, però vabbè, quello... Ciao Fubit, grazie del passaggio, buona live se vai in live, e quindi buona programmazione, grazie di essere passato. No, però dai, quindi per il momento direi che ci possiamo accontentare di aver fatto questo esempio. Poi adesso lo sistemerò un pochettino, poi andrò a sottoporlo per vedere se manca qualcosa, che manca qualcosa o meno. Però è abbastanza facile integrarlo, però avere, come dire, l'esempio già pronto quantomeno toglie qualche dubbio, è sempre buono. E poi c'è anche un esempio di utilizzo di una metrica, quindi mancheranno dopo solo le due metriche più ostiche, ma che alla fine secondo me saranno fondamentali. Per cui, e ovviamente vabbè, in qualche modo adesso l'esempio, ovviamente il progetto di esempio finisce qui nel, non so se può anche finire nei sample di Delphi MVC, adesso li sentirò poi da Daniele se lo vuole includere, ma in ogni caso anche questo lo rilasciamo open source, per cui è tutto sommato
sono abbastanza soddisfatto, pensavo peggio, invece è andato. Non è che ho dovuto aprire il manuale di Delphi MVC, quindi questo, diciamo, vuol dire perché è fatto bene, è già tutto sviluppato, altrimenti anche quello è un gran prodotto open source, bisogna dire. Quindi anche fare progetto open source, secondo me, rientra nella gamma del divertimento, che potrebbe dare una mano a, come dire, a imparare delle cose. Quindi queste cose non le avrei mai affrontate se non avessi dovuto fare questa roba, e quindi comunque sono fatto un po' una carrellata su tutti i framework Delphi per Web API, quindi è abbastanza, abbastanza, ha la sua utilità, la sua efficacia, è un bel viaggetto, insomma, sono tutti molto interessanti. Adesso torno qui anche perché non c'è più bisogno del codice, tanto poi tra un po' direi che ci diamo i saluti. No, volevo provare appunto un elenco di suoni che c'era. Ciccio, hai fatto la cagata? Adesso la paghi. Esatto, quando che ho inserito così vi abituo. Ovviamente sono alcuni sono già, come dire, ad esempio per chi si collega al canale posso lanciare questo suono. Ma allora avete avuto un gran colpo di culo, ma siete approdati al top, al massimo dei massimi. Quindi che ci sta, Loris Batacchi è sempre. Poi ne aggiungerò qualcun altro, magari un pochino più in topic con la questione della programmazione. E quindi per cui per stasera sceglierei questo, quindi. No caro, chi sa fare sa capire. Ci sta. Ma che cazzo di proverbio è? Esatto. E vabbè, basta fare i giochi, che così. Tra l'altro mi piace il compila quindi bot, che risponde perfettamente ai. Infatti una delle idee era fare anche un bot per Twitch in Delphi, però perché il protocollo dei bot, cioè il protocollo della chat di Twitch, volendoci fare un bot, è basato sul IRC, cioè quindi su uno standard che è veramente vecchissimo. E secondo me c'è qualcosa tra i componenti indie, però tac, vabbè, non tac. Volevo. Oh, esatto, tac. Questa sì che vita. Ci sta, quindi vedete che ce ne sono un po' di tutti i tipi, e quindi il momento, il bello è usare nel momento giusto, quindi farò tech, quindi qui potremmo dire finito questa sera la nostra finito live. Basta, chiuso, vai. Senta, mi hanno consigliato di farne anche qualcuna nudo, magari figura intera. Nudo te, ma sei per schifo anche vestito, vai. Vai, questo è un po' lungo. Però finito, basta, chiuso, lo accorcerò un pochino perché così ok. Niente, poi direi che la prossima live, vediamo la prossima settimana, se non ancora pronto il middleware per Mars, ma questo direi che forse è il più facile di tutti, che è anche un po' una delle caratteristiche che per cui spesso vado anche a scegliere Mars, magari lo consiglio ai clienti proprio perché è abbastanza easy, molto Delphi friendly. Ci sono tutti i framework che hanno tutte caratteristiche diverse, cioè Delphi MVC è pieno di un sacco di tool, quindi diciamo che se devi fare render di qualcosa con Delphi MVC fuori ce lo porti, perché hai qualsiasi, mentre c'è Whirl che assomiglia a Mars ma un po' più REST, un po' più rigido sul lato REST, magari per chi ha bisogno di integrare con qualcosa non Delphi. Ognuno c'ha un po' le sue prerogative, però è bello avere una scelta comunque con dei framework che funzionano bene, più che altro perché gli sono stati messi alla frusta, sono fuori da un pochino di tempo, sono stati usati in tanti progetti e quindi, come dire, ci sta, sono abbastanza funzionali. Poi appunto dai TDEFCON c'è Viva Ticket che sponsorizza, rilascia una sua parte open source per Delphi MVC, c'è Viva Ticket. Mi immagino quando escono i biglietti dei concerti quel server, cioè deve morire secondo me, tutti i bagarini che vanno a comprare una caterva di biglietti, secondo me non ce la farà mai a portare a termine il compito. Comunque detto questo, andiamo
guardo giusto giusto se c'è qualcuno da poter fare un aiuto, questa è la mia, un raidino magari che stia sviluppando, ma vedo che qui non sviluppo più nessuno, qui giocano tutti, quindi prima o poi giocherò anch'io Resident Evil qui. Vediamo se qui c'è, qui fanno le immagini, qui fanno non retro programmazione. C'è chi programma in Flutter, ma diciamo che per principio non vado da chi programma in Flutter, no vabbè, sto scherzando ovviamente, però vedo che l'unico sviluppatore al momento operativo, abbiamo già fatto un ride altre volte, lo vedo spesso comunque live che fa delle cose interessanti, quindi magari si dà un'occhiata. Guardavo in giro, Lacherino è tornato, Flutter, quindi vedo che c'è un altro che fa, vediamo se sta facendo del coding, si direbbe di sì, però non lo conosco. Riuscirà a creare la propria distro Ubuntu based, vediamo se parla quantomeno. Is not defined, e giustamente is not defined per array, ma è nuovo, non lo conosco, quindi varrebbe la pena farci un ride, come solito sempre istruttivo, diciamo che io imparo con voi, quindi Proton, questo è un suggerimento per un ride, perché avevo visto questa persona qui, adesso vado a dare un'occhiata a chi è. Ah, fa in mod con Octamed, è bellissima roba di Amiga, ma via, finché abbiamo lo sviluppatore scegliamo uno sviluppatore, così andiamo a conoscerlo, magari dirà che cavolo volete, perché vabbè no, non penso, però quindi preparo intanto il raidino, per cui state collegati, che poi i punti canale vi serviranno, no non lo so, però insomma, attenzione magari di sfruttarli in qualche modo prima o poi, se non per suoni o cagate, anche per cose più serie. Comunque grazie di nuovo, grazie come sempre a quelli che ci sono sempre, che ormai sono un'istituzione, se non fosse per loro mi sarei già arreso, per cui do la buonanotte a tutti e ci vediamo per la prossima live. Ciao a tutti e buonanotte. Alla prossima!